L'impresa è compiuta all'ultimo respiro di una stagione vissuta tra mille difficoltà. L'Avezzano ottiene la permanenza in Serie D al termine di un drammatico spareggio contro un Sant'Arcangelo Maidomo che esce tra gli applausi del numerosissimo pubblico del De Marzi. Biancoverdi sempre in controllo del match, ma che soffrono il ritorno dei romagnoli nel finale, lesti ad accorciare le distanze dopo il doppio vantaggio a firma di Ettore Padovani. Colavito opta per un 4-3-3 con De Rocis a completare il tridente offensivo con Bruni e Padovani. Solo panchina per Manari. Galloppa non rischia l'acciaccato Falomi e disegna un 4-3-1-2 con De Cerchio dietro le punte, Bernardi e Guidi. Il primo brivido per i tifosi di casa arriva dopo soli 5 secondi. Calcio d'inizio, frittata della retroguardia biancoverde e Fanti è costretto subito a salvare. Il forcing del Sant'Arcangelo continua anche al quarto, tiro cross di Fabbi su Piazzato. Fanti tira un sospiro di sollievo. Un minuto dopo si vede l'Avezzano. Di Renzo prova la conclusione dal limite, risponde in due tempi Battistini. Avvio scoppiettante di gara, 40 secondi e sono ancora i biancoverdi pericolosi. De Rocis recupera palla e scarica in porta, tiro lontano dallo specchio. Altri 60 secondi del turno di De Cerchio che ci prova da fuori. Fanti ci mette ancora una pezza. Al decimo l'Avezzano la sblocca, rinvio chirurgico di Fanti sui piedi di Padovani che è glaciale e fa 1-0, sesto gol stagionale per l'11 e salvezza in discesa. I lupi continuano a premere sull'acceleratore. Al 13esimo traversone di De Rocis per Padovani che vola in cielo, provvidenziale il rammendo di Battistini. Al 17esimo i padroni di casa sfondano ancora sulle fasce, cross serve di Renzo che ci prova due volte, sfera alta sopra lo specchio. Al 19esimo torna in avanti il Sant'Arcangelo, un ispirato De Cerchio serve Guidi, Fanti è vigile e respinge. Al 24esimo romagnoli ancora in avanti, slalom gigante di De Cerchio che va al tiro, traversa piena che salva l'Avezzano. Al 26esimo ci riprova Di Renzo, palla che lambisce l'incrocio. Alla mezz'ora Pirantozzi tenta la sforbiciata dal cuore dell'area, gesto tecnico pregevole ma conclusione centrale. I ritmi si abbassano fino al 40esimo, Bruni raccoglie il servizio di Padovani e va al tiro, tocco di mano ravvisato dal direttore di gara che assegna calcio di rigore. Dal dischetto va Padovani che fa doppietta per il 2-0 dei marsigani, gol numero 7 in stagione per l'ex Torres e partita in ghiaccio. Mischia in aria dopo 90 secondi, Fanti blocca sulla linea e ci mette una pezza. Al quarto replicano i biancoverdi, azione personale di De Rocis che fa tutto bene, va al tiro, fendente che Battistini devia sul fondo. Galloppa gioca le carte Falomi e Peroni ma è l'Avezzano a sfiorare il tris. All'ottavo serpentina super di Grazioso che conclude col piede debole, palla in out. Al 13esimo percussione di Falomi, tiro strozzato lontano da Fanti. Al 26esimo Sant'Arcangelo ancora in avanti, bomba di De Cerchio su punizione, Fanti disinnesca. Nel finale accorciano i romagnoli, traversone per la testa di Bernardi che stacca più in alto di tutti e fa 1-2. La pressione romagnola che non si attenua. Al 40esimo ci prova De Cerchio, destro alto sopra la traversa, finisce con le lacrime del Sant'Arcangelo e la gioia dell'Avezzano. Biancoverdi salvi dopo un cammino delicatissimo coronato con l'impresa a firma di Gianluca Colavitto. Sant'Arcangelo che sprofonda in eccellenza ma che esce tra gli applausi del De Marzi. Mister, un buon avvio poi è arrivato quel gol che vi ha un po' spezzato le gambe. Sì, siamo partiti meglio noi, sicuramente, poi abbiamo preso il gol dal rinvio del portiere, una roba assurda, quindi dopo non ci ha spezzato le gambe, però è stato comunque un evento che ha cambiato l'inerzia della partita, perché le gambe credo che non ce le abbiano mai spezzate, perché siamo stati in partita fino al 95esimo. L'episodio determina i risultati nel calcio, l'episodio sposta i giudizi, a me non li sposta perché io sono uomo di calcio, non uomo che fa il vostro lavoro, io guardo quello che si fa in campo e quindi non è che l'episodio mi fa cambiare il fatto di essere positivo o negativo o meno orgoglioso di questi ragazzi, io sono orgoglioso lo stesso perché quando vedo che fanno prestazioni così devo solo dirgli grazie. Nonostante le difficoltà in questa stagione, la giovane età della squadra, comunque avete dato tutto. Assolutamente, i ragazzi hanno dato tutto, tanti si approcciavano al primo anno coi grandi, avevamo oggi 7 under in campo e poi forse non so se sono anche aumentati, però io non posso dire niente veramente. A lei invece cosa lascia questa esperienza? A me lascia, come tutte le esperienze, mi ha arricchito perché il ruolo di allenatore è difficile, è tutto un altro ruolo, mi lascia il fatto di aver capito se posso farlo o meno. Da quello che i ragazzi comunque mi hanno dato, le risposte sono state positive perché quello che più mi ha pagato è vedere ragazzi crescere, al di là del risultato che mi interessa ma è la conseguenza di quello, quindi mi ha lasciato sicuramente, mi ha arricchito e per un futuro è stata una grande palestra.